Integra la legalità in movimento il progetto nato da un'idea del Movimento Consumatori Campania e che mira alla riqualificazione economica, sociale e culturale di terreni agricoli confiscati alla Camorra e che sono localizzati nel comune di Santa Maria La Fossa. Tutti i progetti sui beni confiscati, come abbiamo detto anche nella conferenza stampa, sono sono importanti, ma l'importanza è quello di cercare di rendere produttivi questi beni, fare in modo che non siano soltanto di... Progetti fini a se stesso, ma che abbiano una valenza ed una ricaduta sull'economia del territorio e, soprattutto, sui nostri giovani. Integrarti si basa su due grossi appezzamenti ter di terreni e di eh, immobili che sono stati confiscati alla camorra, in particolare alla famiglia Bidognetti e Schiavone, e sono nella zona di eh, località Abate, Masseria Abate, nel tenimento di Santa Maria la Fossa. Sono all'incirca una Decina di ettari di terreno con un 700 metri quadri di stalle coperte e un immobile di circa 300 metri quadri. Quindi teniamo insieme un bene che probabilmente è in grado di assistere, diciamo così, un allevamento bufalino di circa un centinaio di capi. Per ora noi partiremo con 50. Appena termina il recupero del fabbricato con le stalle, entro diciamo, sei mesi dall'inizio dell'attività, quindi subito dopo l'estate, crediamo che siamo già pronti ad acquistare queste bufale, che saranno il primo allevamento costruito attraverso un progetto del Movimento Consumatori Campania, quindi di un'associazione di consumatori, insieme in rete con altri partner, eh, sia istituzionali che partner di natura associativa. Il ruolo dell'Associazione Nero e non solo in questo progetto è quello di essere stato un po' quelli che per primi hanno iniziato a lavorare su questo titolo. Io ho visto che tra quei tre partner siamo qui già dal 2011 a cercare di portare avanti un'idea che mette insieme un cambiamento culturale con un impegno concreto attraverso varie attività, in particolare con attività che prevedono il coinvolgimento di ragazzi provenienti da varie regioni d'Italia che ci stanno dando una mano a rimettere a posto il bene confiscato. Noi abbiamo in gestione alcuni terreni dove finalmente siamo riusciti a mettere a coltivazione che saranno parte integrante di questo, di questo progetto e eh, insieme alla possibilità di utilizzarne uno spazio invece dove le persone sia proveniente da altre regioni, ma speriamo sempre di più dal territorio, possano eh, costruire insieme un'idea diversa di stare insieme, di vivere il territorio in maniera differente, eh, portando avanti un'idea che è quello che gli spazi vanno conquistati e che gli spazi vanno vissuti. Noi cerchiamo di fare nei beni confiscati eh, delle cose semplici: cioè lavorare, mangiare, stare insieme, discutere. E partendo da questo è un modo per cambiare. Eh, creare una resistenza popolare eh, che dia anche una mano a costruire un'idea diversa di persone che vivono insieme nella stessa nazione e che affrontano eh, problemi concreti eh, e si interrogano su come è un futuro di questo territorio ma di tutta la nazione perché l'infiltrazione la, la, eh, camorristica e mafiosa non è un problema solo del, del territorio di Santa Maria la Fossa o del Casertano ma ormai è un, è un problema che riguarda tutta l'Italia e non solo solo, uh, l'Arci in questo progetto si dovrà occupare di tutta la parte culturale, uh, che significa laboratori cinematografici, laboratori musicali, teatrali e poi dovremmo chiudere con una rassegna finale proprio sui beni confiscati, anche con presenze sicuramente nazionali. Per noi la legalità parte dai giovani, dovrebbe partire dai giovani in, in un territorio molto arido, in un territorio dove si offrono pochissimi spazi se non i bar e le sale giochi, eh, la sfida appunto è questa: riunire i giovani di questa provincia intorno alla cultura e intorno alle arti. Il ruolo è eminentemente culturale e, e formativo. Eh, la scuola deve vivere il proprio territorio per poter esistere. E quindi noi eh, crediamo molto in questo progetto perché i nostri giovani che frequentano l'Istituto Alberghiero di Teano e che per la maggior parte provengono da questo bacino eh, territoriale possano ritornare nella loro terra e rimanervi per portare eh, benessere, per portare ricchezza, per portare soprattutto legalità.